Ricette per competere. Questo è il tema su cui lavoreremo insieme all'interno del primo tavolo di Varese in prospettiva 2.0, previsto per il 27 di questo mese e al quale siete tutti caldamente invitati a partecipare. Credo che sia superfluo sottolineare che il tema della competitività, specie sui mercati globali, è un tema centrale per lo sviluppo del sistema produttivo ed è altrettanto ridondante forse ricordare che negli ultimi anni il meccanismo competitivo è diventato sempre più complesso da gestire. Turbolenze frequenti, guerre commerciali, chiusure di alcuni mercati, nuovi player che entrano nella competizione non sempre rispettando le nostre stesse regole, difficoltà per le nostre imprese a, diciamo così, dotarsi, di tutti gli strumenti giusti, in primis quelli finanziari, per poter aggredire il mercato e potremmo proseguire all'infinito. Quello della competitività è uno snodo cruciale. La performance esportativa delle nostre aziende, da sempre un punto di forza del nostro territorio, rimane certamente un asset strategico, rimane certamente il driver della nostra economia, ma sembra soffrire negli ultimi tempi di qualche fragilità. Il tema della competitività è quindi centrale. Naturalmente sappiamo che molti dei fattori che incidono sulla competitività non sono legati al nostro operato. Sappiamo che si tratta di aspetti che riguardano il sistema paese e li conosciamo bene. Si tratta della necessità di sviluppare l'infrastrutturazione di questo paese, di alleggerire i meandri e le complessità dell'apparato burocratico, di lavorare per la digitalizzazione del sistema produttivo e per sviluppare nuovi ulteriori investimenti nel 4.0. Tutti problemi di sistema. Tuttavia, qualcosa che in qualche modo impatta sulla competitività riguarda anche noi direttamente, anche il nostro modo di fare economia e di fare impresa. Il dibattito si è concentrato su due aspetti che noi tratteremo al tavolo, quello della dimensione delle nostre imprese, ritenuta da molti eccessivamente piccola, e quella della loro bassa produttività. È noto che negli ultimi 15 anni, su scala nazionale, la nostra produttività del lavoro è diminuita, seppur con qualche risveglio negli ultimissimi tempi, a fronte invece di una crescita che ha caratterizzato altri player che sono nostri competitor, gli Stati Uniti piuttosto che la Germania, pur con tutte le difficoltà che oggi anche la Germania incontra. Dimensione di impresa e produttività sono quindi due snodi essenziali. Però è altrettanto vero, e ne parleremo tutti insieme, che essere competitivi e crescere, far crescere il proprio business, è possibile anche rispettando il nostro DNA storico, quindi il DNA che racconta di imprese di dimensione media o medio-piccola, che hanno una loro modalità di organizzare il lavoro e di vivere l'esperienza, dei mercati globali. E allora la domanda che dobbiamo porci è come costruire nuova competitività senza necessariamente rivoluzionare e snaturare il nostro modo di fare impresa. Ci sono degli spazi di manovra, uno di questi ampiamente dibattuto su scala globale è il tema delle alleanze. Delle alleanze intese non solo da un punto di vista commerciale o da un punto di vista finanziario, ma intese come sharing vero e proprio di attività aziendali, di funzioni d'azienda e tra queste l'innovazione in primis, ma non solo. E quindi parleremo molto di
alleanze e di integrazione orizzontale, cioè di partnership tra imprese di settori diversi. L'altro grande tema di cui parleremo è quello delle risorse umane, con una particolare attenzione a una problematica molto sentita sul territorio, che è quella dello skill mismatch, ossia della corrispondenza efficace tra i profili disponibili, profili professionali e tecnici disponibili sul mercato e quelli di cui davvero le aziende hanno bisogno. Lavorare e costruire sul versante della skill matching e sul versante delle alleanze è un pacchetto che può davvero contribuire a rilanciare la competitività del nostro sistema. Come lavoreremo? Lavoreremo affrontando prima una breve fase di inquadramento dei problemi, tutti insieme. In quella fase noi vi racconteremo un po' di numeri, un po' di evidenze, vi daremo le coordinate per riflettere proattivamente sui due temi. Poi passeremo a diciamo, una modalità molto più di interattività, quella che potremmo definire di tipo progettuale. Ci divideremo in due gruppi, lavorando ovviamente a contatto non di gomito ma di PC. Un gruppo si concentrerà sul tema dello skill matching e l'altro sul tema delle alleanze e dell'integrazione orizzontale. E l'obiettivo, la mission dei due gruppi, dei due focus group, sarà quella di approfondire il problema, esprimere istanze, fabbisogni, ma anche spunti di tipo costruttivo e di tipo progettuale e arrivare per ciascun focus group a definire qualche bozza, qualche ipotesi di azione concreta, secondo lo schema che abbiamo raccontato quando abbiamo lanciato Varese in prospettiva 2.0, narrazione, ascolto, progettualità. Ci ritroveremo poi tutti insieme in plenaria negli ultimi 20 minuti del nostro meeting per relazionare e fare il punto su quello che è emerso ai due tavoli e per capire se ci sono gli spazi per avviare qualcosa di concreto insieme come territorio, come sistema delle imprese. E ritrovarci poi nella seconda edizione del tavolo, fra qualche mese, a fare il punto di come il nostro progetto ha o meno preso corpo. Diamoci allora appuntamento, spero di trovarvi vivaci, numerosi e partecipi, al 27 di ottobre. E da qui a quel momento, buon lavoro.